Allora. Si trova? Si chiama Ucci? Guardamici turno tu. Sta con cru. Un bega nisciu. Vai, Aldo, va. Chiama, Aldo, chiama. Ambrezza, Aldo. Che sta? Non ci faccio niente! Aldo, no tu! Facci mi sopra, eri vicino a marmitta! Sta per vicino a marmitta! Ehi, ma che stai facendo, Loco? Vai tu! Che stai facendo? Sto facendo un motorino, mio! Motore? E chi siamo accattati insieme? No, hai un posto? No, no, sapete che è? Che io lo tengo tale quale mi sono imbrogliato, mica posso arrivare a rubare. Voi non mi avete riconosciuto, forse, no. Guardatemi bene, io sono un cucafone. Tu sei un mariolo, ma qual cucafone? Tu sei un mariolo proprio. Un mariolo, sì, cappone. Tu sei un mariolo, sì. E dai, la nonna, ti prego, calmati, e dai, finito tutto, ya! È finito, ma chissà come succede, la paura mi è bastata. Ma voi state qua, ma voi non fate niente. Guarda, io lo scippo l'ho avuto. L'ho avuto, poi mi hanno portato la posta, perché era stato mio figlio. Ma quello mio figlio è un angelo, non la volevo fare. Tant'è vero che mi ha portato la borsa. Quella è stato mio genero. Il marito di mia figlia, con mi dà il l'angioletto, figlio mio, amma, fa che sta brutta cosa. La vita resta solamente, non ci sta niente da fare. Signora, ma pensateci bene, qui lo rovaniamo proprio con un'altra denuncia. Già avevo fatto le tre tavolette. E qui lo arrestiamo proprio. Lo arrestate? Proprio? Lo arrestiamo? Ma è sicuro? Certo. E lo arrestate? Certo. Parola d'onore? Certo. Parola d'onore. Aspettate, vieni, ma voi, datemi una mano. Grazie. Ma che fa? Ma tu capiti che giornata? Ma fuori ci facciamo scippare la società. Siamo a pigliare, lì già vogliono fare la fermata del pullman, a borse e figli. Siamo a pigliare i motorini, a buscare il padrone del ristorante. Ma che giornata di merda! Ehi, ma che fai? Ma si scende? Ti paura se rompo casca? No! Ah, ma che ne ami! Allora, tu, andiamo a cena a partire con una speranza che perlomeno i guai stamattina sono finiti. Aldo, speriamo che con oggi sono fornuti i guai. Speriamo a Dio. Andiamo bene, eh. Ma che mi pare la nonna di Cocis, che è? Sta pazziando a fare l'indiana? Pazziamo, sì, con quello colpo che ha già avuto, ma metteva a pazziare! Perché avete avuto un colpo? Si è aperta la caccia, l'hanno sparato, che è successo? A scippa! Ha avuto la scippa! Ma voi mi hanno fatto un scippa? Ove, perciò sei il maresciallo qua? L'ho chiamato io! Bravo! Ma prima, io non ho capito! Ma perché tu non sai niente? Che sono in da polizia, sai, che fanno i cibi, non so niente. Tu non sai niente? No, stavamo proprio a Napoli, eravamo fuori Napoli, fuori Napoli. Ma quando mai? Mio figlio, quell'angelo, quello che non ha colpa di niente, mio figlio, è venuto e mi ha portato a borsa. Che tu l'avevi convinto a me fossi papi. Lui è stato. Lui no. Chi l'ha rubato la roba? Un povero scemo che vede così. Non può avere colpa. La mente diabolica. È isso. Allora l'hanno arrestato, signore. E voi con le parole che state dicendo, cervello vacanta, capabalenca, mettete a questo signore in condizioni che mi deve arrestare, praticamente mi deve arrestare. E lo so. Mi volete far arrestare? Sì. Mamma, no! Papà, che è successo? No, è uno scherzo, è un amico di papà che sta facendo questo arresto, no, non è vero. Lo faccio per queste anime innocenti che sono sangue mio. Ritira la denuncia. Ma mamma. Voglio l'ergastolo, mamma non ce la sei mai, né mai.